sensori guardiamo di più per comprare un telefono nuovo è la fotocamera, perché ormai lo usiamo per scattare tante foto e ha sostituito le macchine fotografiche. Ma come funziona una macchina fotografica di un telefono? Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi, per la serie Cosa c'è nello smartphone, vedremo il sensore della macchina fotografica degli smartphone. In particolare ci occuperemo del sensore che ci permette di fare foto. Nella prossima puntata vedremo un altro sensore che serve alla macchina fotografica ma che non scatta foto. Noi sappiamo che il computer centrale dello smartphone, per avere delle informazioni, deve avere degli impulsi elettrici. Qualsiasi informazione, che sia un'immagine o che sia un suono o che sia un tocco come per il touchscreen, deve essere tutto sotto forma di impulso elettrico. Il computer dello smartphone ha bisogno di impulsi elettrici per vedere un'informazione e ha bisogno di impulsi elettrici per comunicare un'informazione, sia per riceverla che per inviarla. Quindi anche il sensore della macchina fotografica ha bisogno di tramutare un'immagine in un impulso elettrico. Cerchiamo di riassumere già prima di capire come funziona. Quello che fa è prendere un'immagine all'esterno e tramutarla in impulso elettrico. Come fa a tramutare delle immagini, dei colori, della luce in impulso elettrico? Voi dovete immaginare il sensore della macchina fotografica come una griglia in cui ogni quadratino di questo rettangolo ha dei fotodiodi. Vi ricorda nulla questo nome? Dei diodi ne abbiamo parlato in precedenza, vi lascio qui i video. Anche per esempio il LED abbiamo detto che è un particolare tipo di diodo. Però il LED emette della luce. Il fotodiodo invece deve prendere delle informazioni dalla luce e fare l'esatto contrario del LED, cioè prendere la luce e trasformare l'informazione. Cerchiamo di capire adesso come è fatto un fotodiodo e come funziona. Un fotodiodo è un'aggiunzione PN. Se noi polarizziamo direttamente questa aggiunzione PN, non succede assolutamente nulla. Polarizzare direttamente il diodo significa collegare il polo positivo della batteria con il polo positivo del diodo e polo negativo della batteria con il polo negativo del diodo. Quindi più con più e meno con meno. Ma in questo caso non succede assolutamente nulla. Il fotodiodo si comporta come un diodo normale. E infatti il fotodiodo non viene utilizzato in polarizzazione diretta, altrimenti sarebbe uno spreco, ma viene utilizzato in polarizzazione inversa. Che cosa significa polarizzazione inversa? È l'inverso di quella diretta, quindi il polo negativo va con il polo positivo e il polo positivo va con il polo negativo, cioè i due poli si intrecciano. Polo negativo di uno corrisponde polo positivo dell'altro. Quando il diodo è connesso inversamente c'è una piccola corrente, una corrente che è chiamata corrente di saturazione inversa, ma il nome non è importante. Voi dovete immaginare questa piccola corrente molto flebile, molto piccola, che scorre all'interno del diodo. Noi sappiamo che un'aggiunzione PN ha due bande, una banda di valenza e una banda di conduzione. Quando sono connessi inversamente i diodi, hanno gli elettroni che si trovano nella banda di valenza e non nella banda di conduzione. Vi ricordo che la banda di conduzione è quella che serve per far scorrere la corrente. Quindi, poiché la corrente è molto piccola, la maggior parte degli elettroni si trova nella banda di valenza. Quando vengono colpiti dalla luce, gli elettroni che cosa fanno? Acquisiscono l'energia del fotone e vengono promossi dalla banda di valenza alla banda di conduzione. Una volta che vengono promossi alla banda di conduzione, si forma un buco che viene chiamata lacuna, dove non c'è più l'elettrone nella banda di valenza, e nella banda di conduzione adesso c'è un elettrone che può circolare per fare una corrente. Alla fine di tutto avremo due correnti, perché avremo una corrente dovuta al fatto che è connesso inversamente e poi avremo una seconda corrente. In questo caso qui la seconda corrente, poiché è generata da elettroni che sono stati promossi dalla luce, è chiamata fotocorrente. In base a questa informazione, cioè in base alla fotocorrente, si può capire quanto è intensa la luce che sta colpendo l'aggiunzione. L'informazione quanta luce sta colpendo viene data al computer tramite questi fotodiodi. Il problema adesso è un altro. Io vi ho parlato di intensità di luce e come faccio a sapere di che colore è la luce che ha colpito il sensore?
i fotodiodi riescono a capire l'intensità luminosa. Ma per capire di che colore è la luce che sta incidendo, usiamo dei filtri. In ogni pixel, quindi in ogni pezzettino di griglia, ci sono tre filtri, uno blu, uno rosso e uno verde. Rosso, verde e blu sono i colori primari, quindi dall'informazione di quanto blu, quanto rosso e quanto verde contiene un colore, noi riusciamo a determinare il colore. Quindi una luce incide, ogni fotodiodo di questi tre colori darà un'informazione, alla fine il computer, in base a quanto verde, quanto rosso e quanto blu, determina il colore che c'era in quel punto. La qualità dell'immagine di una fotocamera digitale è data non tanto dalle lenti, che è vero sono importanti, ma dal sensore, ed è il sensore che fa la differenza. Adesso vi lascio una clip di questo sensore qui, che funziona allo stesso modo di quello di uno smartphone, e vediamo che cosa fa. Abbiamo visto come si forma il colore, come si forma l'immagine. Quello che non abbiamo ancora visto è come fa a cambiare il comportamento la fotocamera in base alla luce che c'è fuori. Noi sappiamo perfettamente che scattare le foto di sera non è la stessa cosa che scattare foto di giorno. Però cos'è che cambia? Cambiano alcuni parametri di cui non parleremo oggi, ma nel prossimo episodio, quando parleremo di un altro sensore, il sensore di luce. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio, mi raccomando, supportate la serie con un like. Noi ci vediamo al prossimo episodio.